e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio farvi un get ready with me molto veloce, molto casareccio, nel senso che non mi andrò a truccare chissà come, ma è semplicemente per raccontarvi alcune cose. Quindi è un trucco molto basic per stare a casa, diciamo, e così vi racconto un po' che cosa mi è successo. Allora, io parto dalle sopracciglia, quindi intanto me le vado a fare con la matita della Yves Rocher Eyebrow Pencil 12 Hours Precision, ed è questa qui, con la mina retraibile sottilissima, così, ed è la numero 01 Cendré, e vado a ricreare un minimo queste povere sopracciglia. Allora, da cosa partiamo? Tante di voi, se mi seguite su Instagram, vi lascio il link giù nell'info box, comunque mi chiamo Miss Delmi come qui, quindi andatemi a seguire. Molte di voi, se mi seguono, sanno che in questo momento, o meglio, che un po' di tempo fa ho dovuto licenziarmi, nel senso, me ne sono andata dal centro estetico dove lavoravo, in cui non facevo l'estetista o onicotecnica, ma facevo la coordinatrice, quindi mi occupavo della reception, tutte le pratiche burocratiche, amministrative, insomma, praticamente gestivo il centro. Ci ho lavorato da novembre fino a metà gennaio, poi per delle prese in giro, delle cose che ovviamente io poi purtroppo ho il brutto vizio che se non mi sta bene una cosa la dico, me ne sono andata perché il contratto era comunque un contratto inaccettabile, fittizio, e dove mancava addirittura una pagina quando mi è stato consegnato. Mi è stato consegnato quasi un mese dopo che lei l'aveva ricevuto, non si è capito ancora il motivo, perché diceva che era tutto sbagliato, e comunque me l'ha poi consegnato. E da novembre fino a gennaio io non ho percepito neanche un euro, e ancora ad oggi io non ho percepito un euro perché lei non è d'accordo su quanto mi doveva dare. Cioè, lei per il mese di dicembre che io ho lavorato mi voleva dare 280 euro, lavoravo 42 ore e mezza a settimana, fatevi il calcolo. Cioè, io non ho accettato, perché il mio contratto da 40 ore di tirocinio prevede 800 euro mensili, quindi chi ti si fila, cioè, io ho 280 euro, non perché io sputo in faccia ai soldi, per carità, però è una presa in giro. Sai quanto ho fatto? Anche poi ovviamente quando me ne sono andata, che gli ho detto no basta, me ne vado, così e così, ho fatto un casino, e lei mi ha detto che tanto comunque non gli andavo bene. Beh, cara mia, io se ho una dipendente e non mi va bene, io non me la tengo 3 mesi, anzi, dopo la prima settimana, perché lei ha detto che io non facevo niente, no? Quindi ostacolavo addirittura il lavoro delle mie colleghe. Cioè, figurati te che si è inventata. Anche perché, per fortuna, diceva pure che arrivavo in ritardo, io arrivavo sempre mezz'ora prima, e c'ho pure le foto, le conversazioni, quindi veramente si sta attaccando al nulla. E per fortuna comunque ho tutte queste prove che lo dimostrano, perché sennò passerei per pazza. E comunque tutto quello che ho fatto, io non chiedo niente se non la giusta retribuzione, penso sia normale. Comunque, finita, ho chiuso questa cosa, che poi in realtà non è chiusa perché sto continuando comunque a fare delle cose, perché i soldi comunque me li deve dare in qualche modo. E ho iniziato da un mesetto a lavorare in un centro estetico. No, scusate, che centro estetico? Un parrucchiere. E io in questo caso, non lo so, sono fissata. E io in questo caso invece faccio le unghie, il gel e il semipermanente. Perché questa cosa? Perché io ho iniziato dal 5 febbraio, e questo è il motivo per cui vedete le unghie tutte diverse, il corso regionale di onicotecnica.
quindi mi sto prendendo il mio attestato regionale. Ciò significa che non è un attestato così, ma io con quell'attestato posso sia lavorare come dipendente, sia aprire il mio nail center un domani. Ovviamente io adesso non ho la mente per dire sì, vorrò fare questo nella mia vita, voglio aprirmi un negozio di unghie, eccetera, eccetera. No, però è comunque una cosa in più. Costa un pochino, quindi è comunque un sacrificio che io sto facendo, visto che comunque nel frattempo lavoro e tutto, però lo faccio ben volentieri perché è una cosa che magari più avanti mi potrebbe servire. Magari vi spiego un pochino come funziona. Poi se vi interessa e tanti di voi sono interessati, vi posso fare proprio un video a parte su ciò che si studia, cosa si fa, come è strutturato, perché tanto il corso regionale è unico, nel senso non lo decide la scuola dove andate a farlo, ma lo decide appunto la regione. Ok, ho fatto le sopracciglia in tutto ciò. E ho utilizzato il mascara, il Brow Mascara, sempre della Yves Rocher, per fissarle, che è questo qui. Quindi comunque in base alla scuola che andate non cambierà il programma perché quello regionale è unico. Intanto vi accenno alcune cose, poi magari se vi interessa me lo lasciate scritto qui su Instagram dove volete e vi faccio un video proprio apposito dove vi parlo della mia esperienza, di come, diciamo che ancora mi manca un pochettino, è un mese che lo sto frequentando, finisco e faccio l'esame il 26 aprile, quindi manca un pochino. Allora, intanto vado a correggere con il Zero Default della Yves Rocher, questo qui è il numero, questo qua è il Beige Clair, non ha il numero. Vado su le occhiaie e le varie discromie. E allora, questo corso regionale appunto l'ho iniziato il 5 febbraio e è un corso di 200 ore, quindi non sono né tante né poche, comunque vi impegnano quasi 3 mesi della vostra vita e praticamente noi, vi dico come è strutturato il nostro corso, facciamo il lunedì 8 ore, quindi dalle 9 fino alle 6 di pomeriggio, pratica, quindi ci facciamo le unghie a vicenda, per esempio queste due me l'hanno fatte altre ragazze, non ce le facciamo su di noi le facciamo sempre altre ragazze. E se mi seguite su Instagram, l'altro giorno avevo messo la foto di due unghie che avevo fatto, una col French così quadrata e una con la forma a mandorla con i petali sopra, perché ci stanno insegnando anche un minimo a fare i decori. Ovvio che con 200 ore, siccome sono comunque tante cose da imparare, non si riesce a fare anche la parte decorazioni bene, diciamo, la facciamo un po' così. E quindi facciamo il lunedì dalle 9 alle 6 tutta pratica e comunque è stancante, ma allo stesso tempo è la giornata che passa più velocemente perché comunque è qualcosa che ti piace, quindi non mi è pesante in quel senso, però poi comunque la stanchezza si sente a prescindere. Mentre poi facciamo il martedì, sempre 8 ore dalle 9 alle 6, tutta teoria. E quella è la giornata che ci ammazza a tutte. Noi siamo 8 nella nostra classe e ci ammazza veramente perché comunque 8 ore di teoria, sì, abbiamo l'ora di pausa pranzo, quindi poi non sono 8, però comunque non è una passeggiata. Poi se volete il video vi spiego anche tutte le materie che facciamo, adesso ve ne parlo un po' così in generale. E alcune materie possono essere anche più facili, più leggere, mentre altre ci vuole un po' di testa e ci deve essere concentrato. Vado a utilizzare la BB Cream della Yves Rocher, questa qui è la Light, e io la utilizzo quasi sempre quando non mi va di fare chissà che trucco, perché tanto mi dà idratazione che ne ho bisogno, un minimo di colore, quando non ho tante imperfezioni è una bomba. E comunque ha FPS, quindi protegge anche dai raggi solari, che non fa mai male. Mentre il mercoledì, che è la giornata diciamo un po' più leggera, facciamo dalle 9 alle 2 e mezza e facciamo sempre teoria. Quindi la maggior parte delle ore sono teoria. E poi per esempio il 1° marzo e l'8 marzo avremo anche il giovedì.
Quindi facciamo il giovedì, mi pare un giorno dalle 9 all'1 e l'altro giorno dalle 9 alle 11, ovviamente perché dobbiamo fare le 200 ore e non riusciremo a farle solo in questo modo, quindi dobbiamo aggiungere dei giorni e delle materie in più. Quindi, che dire, è pesantuccio, poi comunque gli altri giorni io lavoro. E un minimo, sì, loro ti aiutano tanto perché sanno che tu che vai a fare, ovviamente voi non potete immaginare il mio corso, ci sono io che sono la più piccola e poi c'è una persona anche di 62 anni, quindi veramente persone che lavorano, che hanno un'attività, vengono a fare il corso e non hanno la possibilità di studiare a casa, ovviamente, loro questo lo capiscono, quindi la maggior parte del tempo ci fanno comunque studiare a scuola. Perché ti facilita, perché non è detto che una persona il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica, che comunque non va nel corso, sta a casa così senza fare niente e può studiare. Per esempio, io ho solo la domenica, però poi mi vedo anche col mio ragazzo, che giustamente non ci vediamo mai durante la settimana, sembra brutto che sto sempre là a studiare. Quindi io per fortuna sono fresca di studi e quindi un minimo riesco a gestirmela bene, però capisco anche quella signora di 62 anni che sta facendo il corso come me, che si trova molto in difficoltà. Fisso tutto, utilizzo il pennello Yves Rocher e Cipria, quella beige polvere libera, sempre della Yves Rocher. La vado ad applicare un pochettino qui. Comunque, finito, cioè il 26 aprile lo fi finiamo, facciamo l'esame, dove faremo tre unghie ciascuna, in base a quello che uscirà o verrà sorteggiato quel giorno, quindi faremo 2 ore, 2 ore e mezza di pratica e poi faremo un paio d'ore di interrogazione, teoria e tutto. Quindi comunque è un vero e proprio esame, abbiamo la nostra commissione, la commissione esterna. Non è facilissimo, non è una passeggiata e vi dico che anche il costo altrettanto non è una passeggiata. Però è una cosa che comunque nel tempo si è una passione, visto che io le faccio da 10 anni le unghie, quindi veramente è tanto. E anche se non sarà il lavoro della mia vita, comunque è una cosa che voglio fare proprio per dare un senso a quello che ho imparato da sola e mi sono sforzata di imparare durante questi anni, quindi proprio avere un corso è un'altra cosa, assolutamente. Applico il mascara leggermente, vado ad utilizzare il Vertige Longwear Yves Rocher, mazza che fantasia di marchio, lo so, ultimamente sto testando tutte le loro cose, quindi scusate. E niente, quindi sono comunque contenta. Allo stesso tempo, magari finito il corso, voglio provare a entrare comunque all'università, fare qualcosa perché una laurea necessito psicologicamente di prenderla, cioè comunque per mio personalmente, per una mia soddisfazione personale, non per altro. Beh, magari ecco, non troverò la mia strada, però avrò sempre questo attestato che un giorno comunque, siccome è una cosa che mi piace, potrò continuare a fare e farci un lavoro vero e proprio. Ok, io direi che per quello che devo fare oggi il trucco è anche abbastanza decente, quindi io direi di fermarmi qui, era semplicemente un modo per chiacchierare. Quindi il corso sono molto contenta. Fatemi sapere se volete appunto un video a parte in modo che ve ne possa parlare più in maniera specifica, vi parlerò delle materie, di quello che ci insegnano in materia, insomma vi faccio vedere anche la nostra dispensa, quindi ve ne parlo un po' più approfondite per aiutare chi volesse intraprendere questo corso e magari non è sicura o non ha delle informazioni adeguate. Poi fatemi sapere anche se, soprattutto ragazzi della mia età, 20 anni, 25, vi sono capitate queste esperienze brutte in ambito lavorativo di persone che sfruttano, se ne approfittano e pensano di prendere per il culo, scusate il francesismo, tutte le ragazze giovani perché dicono tanto non hanno esperienza, tanto non capiscono niente. Peccato perché comunque sì, senza esperienza per carità io non mi sento chissà chi perché io non ho esperienza e io non capisco niente, però mi informo che quella è una piccola differenza che fa. Perché comunque sì, ok, non sono del settore, non so un contratto come è, come deve essere fatto e tutto, però se io mi vado a informare, comunque col cervello ci arrivo che c'è qualcosa che non va. Cioè, se io apro un contratto di lavoro e la pagina della retribuzione delle ore che devo fare non c'è,
e vedo che c'è le pagine numerate 1, 2, 3 e 5, mi verrà il dubbio la pagina 4 sarà quella della retribuzione. Perché non ce l'ha messa? Cioè, quello non è che il tuo commercialista o comunque l'ufficio di quel momento prende e chiude, toglie le pagine perché non c'ha niente da fare. Io poi no, purtroppo sono una persona che anche qui questo mi fido poco e penso un po' male delle persone, perché sono già tre lavori che mi capitano persone disoneste. E questa persona si era presentata come no, io sono una persona onesta, chiara, dico quello che penso, si è visto. Complimenti. Quindi fatemi sapere se non sono la povera sfigata di turno che trova sempre queste persone, ma se è proprio l'Italia in generale che purtroppo per tirare avanti cercano degli escamotage anche poco carini rispetto alle persone che magari hanno una buona volontà di voler lavorare tranquillamente, chiaramente, serenamente, e purtroppo devono poi si trovano costrette come io a lasciare comunque questo il lavoro in generale. Niente ragazze, quindi io questo get ready with me veramente una cagata perché non era niente di che, non avete visto né un trucco bellissimo né niente, era semplicemente un modo per chiacchierare e farvi capire anche perché sono stata un po' più assente in queste settimane. Però vi terrò aggiornate anche sul corso e su quello che farò su Instagram, quindi mi raccomando seguitemi. Io vi mando un grossissimo bacio, qualsiasi domanda lasciatemela qui e forse vorrò mettere una foto su Instagram dedicata completamente ai commenti sulle domande che voi mi volete fare. Quindi magari metto una foto dicendo qui sotto scrivete qualsiasi tipo di domanda e poi magari ne risponderò in un video. E tra poco, se tutto andrà bene. Oggi è giovedì. Se tutto va bene, sabato ci saranno new entry in casa. Quindi stay tuned. Ciao!